togli quel disco dietro. Io, Pat. Signora. Vuoi andare alla stazione per prendermi un biglietto per il treno delle 11? E cambiami questo check. Smith ti sostituirà. Vorrei mi accompagnassi in macchina. Giulia, ci pensi bene? Ci ho già pensato abbastanza. Sono giorni che ci penso. È tanto ormai che lei e Carlo sono sposati. Non abbiamo più bisogno l'uno dell'altro. Quando ciò capita a due persone, è finita. Cosa desidera il signore? Il reparto dischi? È questo, signore. Cosa c'è lassù in quell'album? Beethoven. Sì, e quello più in là? Tchaikovsky. Ah, li tiene lì? Puntine? No, no. Ma chi suona questa musica? Io, signore. Ah, suona lei? Vorrebbe farmi sentire questa? Ma sì, volentieri. Grazie. Nuova, vero? Ha detto scusi. È nuova? Non avevo sentito. Sì, è arrivata adesso. È proprio bella. Ah, sì. E dall'altra parte? Un'altra canzone. Le spiace suonarla? No, venga. Sent you, and they meant you just for me.
Buonanotte. Buonanotte. Un mazzolino, signore. Io vado per di qua, sa? E vado da questa parte anch'io. E ora che c'è? Niente. C'è che io abito qui. Oh, sì. Allora, buonanotte. Buonanotte. Posso fare una domanda indiscreta? Sentiamo. Ha un grammofono in casa? Ma sì, certamente. E potrei sentire questo? Altrimenti dovrei sentirlo con l'immaginazione. Lei non ha un grammofono? No. Ma allora perché ha comprato 27... Che pensi ora? Questa è la nostra canzone. Lo dicesti tu mentre si ballava. A che cosa pensi? A un sogno. Poter vivere ogni giorno così. Vorrei che ogni giorno fosse bello come questo. Non dover mai tornare a casa, mai tornare al lavoro. È un bel sogno. Che c'è scritto? Ma è sciocco. No, fai vedere. Veramente sciocco. Ah, queste cose non si avverano mai. Mi piacciono i bimbi, vero? Sì, mi piacciono quando sono educati. A che c'è scritto? Su. Ma niente, via. Niente. Fammi vedere. Dammi. Prosaico. Dovevamo avere un posto tutto per noi. Oh, certo, in mare, la spiaggia non era in vendita. E quel tipaccio del vostro reporter l'avete perduto, vero? Oh, non c'è più sentimento nel giornalismo.
Joe Carter qui. Oh, sì? Joe! Ciao, Elmer! È proprio speciale. Giulia, ha telefonato? Di chi parli? Sono cose che non ti riguardano. Beh, non te la prendere così. Oh, scusami. Oh, niente. Ma il signorino poteva anche telefonare, ho chiesto io. Me l'aveva avvertito che avrebbe avuto da fare. Già. Giulia, ti ha mai detto niente? Voglio dire, non ti ha detto che... Mai apertamente. Ah, me l'immaginavo. Gli uomini sono sempre evasivi, bisogna scuoterli. Sono buoni solo a trovare scuse per non fidanzarsi mai. Pietola, vieni avanti. Qui, lascia qui la tua roba. Ecco, sì, mettetela bene a portata di mano perché non mi piace qui. E invece è proprio per te, non ti ho invitato forse? E vieni, e ti presento agli amici. Oddio, no, c'è qualcosa da bere almeno. Oh, qualità extra, così ha detto il contrabbandiere. Sì, di che razza è? Ma è di quella che vuoi, e ce n'è per tutti i gusti. E vieni qui, serviti. Lei non... No. Non bevo. Oh, Pietola, sei furbo. Giulia, Giulia, ho bisogno di parlarti subito. Oh, ciao. E quando sei arrivato? Devo parlarti. Scusi. È molto importante. Dobbiamo essere soli. Ma perché soli? Io mi sto divertendo. Vieni. Se mi prendi in giro sono un diretto, guarda io. Andiamo. Ecco. Ma dov'è Riccardo? Non ti arrabbiare, Giulia. Mi sono successe un monte di cose. È questa l'ora di venire ad una festa, quasi a mezzanotte. Lo so, cara, mi dispiace. Ma ho avuto molti contrattempi. Ascolta bene, cara, c'è un fatto nuovo. Ora ti dirò tutto. Giulia, ho avuto una vera fortuna. Flynn, il nostro inviato in Giappone, ha lasciato il suo posto a Tokyo. Ne ha avuto abbastanza del suo incarico. Figurati in quali impicci è il giornale. Un solo inviato in Giappone e questo pianta tutto e se ne va. Oh, cara, ma tu hai freddo. Carlo, metti su questo. Sono così sorpresa. Ebbene. E tu prendi il suo posto? È quello che vorrebbero loro. Ecco qui un biglietto per il treno che parte stanotte. Mi porta a San Francisco per il primo vapore che va diretto a Yokohama. Non posso crederci, Giulia. Hanno scelto proprio me. Te lo meriti, Carlo, e tu sei molto bravo. E lo hanno riconosciuto. Andrai? È di questo che volevo parlarti. Lo stipendio è più che buono. Un contratto di 2 anni e avrò completa autonomia. È l'occasione che ho sempre attesa. Ora pensavo... Senti, bambinone, sono lietissima che tu vada, se è questo che ti preoccupa. Non credere... No, non è questo che mi preoccupa. Lo sapevo che tu avresti voluto che io accettassi. Ma... Giulia, sposiamoci. Sposiamoci stanotte stessa. Come? Fra 3 mesi potrò farti venire, ne avrò i mezzi allora. 3 mesi? E perché sposarci adesso? Perché? Ma tu credi che possa lasciare qui in giro una graziosa testolina come la tua? E se qualcun altro si fa avanti? Buon anno! Buon anno! Ho una macchina che aspetta, non devi fare altro che firmare la licenza di matrimonio. Andiamo, andiamo! Sì, andiamo! Buon anno! Enriquez.
ricchezza e in povertà. In ricchezza e in povertà. In malattia e in salute. In malattia e in salute. Amare e curare. Amare e curare. Fino alla morte. Fino alla morte. Ho 65. Beh, grazie. Ce l'abbiamo fatta. Beh, addio, Dietala. Ciao, ragazzo. Abbi cura di Giulia per me. Sì, lascia fare. Ciao, Dot. Abbi cura di lei. Ma sì. Ciao. Addio, tesoro. Scusateci un minuto. Aspettatemi, va bene? Oh, Carlo, non posso dirti altro. Siete qui, signore. Grazie. Non addio, cara. Arrivederci. Desidera nulla, signore? Tra quanto parte il treno? 3 minuti circa, signore. Grazie. Signor Adams. Signor Adams, suona strano. Il treno si muove. Scenderai alla... Sì, non è vero, scriverò. Scrivimi! Eccoci arrivati. Nostre? Tua. Carlo, non me lo sarei mai aspettato. Mi sembra un sogno. Questi sono i nostri servi, Coxsack o Canossack. Piacere. Ehi, ciao. Ciao, ciao. 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 Ehi, là! Ciao. 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 E chi sono? I bimbi dei servi abitano qui. Non ti piacevano i bambini? A me? Sono buoni. Vieni dentro. È deliziosa, vero? È deliziosa. Ma troppo lusso. Possiamo permettercelo? Oh, non far della prosa mentre io mi sento così romantico. Niente è troppo bello per te. Vieni, so. Come trovi questo? Caro, è magnifico. Sei un vero tesoro. Mi sarei accontentata di qualsiasi cosa pur di essere qui. Oh, lo so che ti saresti accontentata, ma per te tutto è troppo poco. Ma... Vieni, vieni, c'è anche un altro piano in questa casa, c'è uno shikintu. Cos'è uno shikintu? Shikintu è il termine giapponese per stanza da letto. Già, è vero, mi hai scritto che parlavi giapponese. Carlo, è perfetta. Semplicemente perfetta. Ho pensato ti sarebbe piaciuta. Oh. Ehi, Micio. Carlo, terremo questa casa? Voglio dire, resteremo proprio qui? Ma certo, è tua. L'ho presa da un tale che tornava in America. Ho rilevato l'affitto, il mobilio, 2 domestici, 3 bambini, 1 gatta e 3 gattini. Tutto per 2.000 yen. 2.000 yen? Mm-hmm. E quant'è? Circa 1.000 dollari.
$1,000? Proprio così. Oh, e come hai fatto, dimmi? Ha procurato il denaro per farmi venire e comprare tutto questo? Ho chiesto un anticipo. Un anticipo? Sicuro, un anticipo sul mio stipendio. Lo fanno tutti qui. Anche l'altro giorno un tale giù all'ufficio diceva: vorrei che fosse già aprile. E io gli ho chiesto perché. E lui: potrei avere un anticipo sullo stipendio di dicembre. Oh, ma ora, cara, non sarai mica una moglie sempre in pena per il denaro, no? No, no, solo... Dimentichi che aspetto un'eredità? Sì, lo so, ma... Ma vedi, Carlo, io non posso sopportare i debiti. Specialmente... Hai molto da imparare sull'Oriente. Carlo. Ricordi questo? Ma certo, è uno degli oroscopi della spiaggia. Perché l'hai conservato? Quasi sempre sbagliano. L'hai detto tu? Ho detto questo. No. Talvolta, come i desideri si avverano. Ma sì che si avverano. Certo. Perché non me l'hai scritto? Perché non ti piacciono. Non mi piacciono. Ma chi te l'ha detta? Non ne ho tre fra i piedi. E questo sarà il nostro. Un bimbo americano. Oh. Mio e tuo. Ma è stupendo. Oh, Carlo. Sono tanto felice. Ti vedo già, mammina. Molto bel kimono, molto caro. Marito essere ricco uomo. Oh, è ricco, sì. Giulia! Ehi! Cosa fai a casa a quest'ora? Cos'è che ti fa essere così bella? Perché di ritorno così presto? Andiamo, lascia che io ti veda. Bene, se il tuo stato ti fa essere così bella dovremmo continuare ancora. Dimmi, ti piace? Oh, Carlo, è una meraviglia. Ma perché tutto questo oggi? Non è il mio compleanno. Un ricordo del tuo soggiorno in Giappone, perché si parte, cara. Lasciamo il Giappone? Mm-hmm. Adesso preparati a delle grandi notizie, perché grandi notizie sono quelle che io ti porto. Da oggi, Giulia, apparteniamo a quella classe della nostra società che si chiama Pescicani. Carlo, l'eredità. Sì. L'hai avuta? Sì, signora. Oh, è meraviglioso. Lo vedi, e tu non volevi che io me ne occupassi. Oh, è vero. Ora sei contenta? Grazie per la bambola, grazie per la palla. Oh, non c'è di che. Ne sto facendo un giocatore di classe. Ed ora, punto secondo. Il signore e la signora Adams, di agiata posizione sociale, si propongono di fare un viaggio intorno al mondo. Ti mando il giornale. No, mi sono dimesso. Sarà l'ultima vacanza per poi diventare dei buoni genitori americani. Ma Carlo, non hai mica rinunciato al tuo posto nel giornale senza una ragione. Ma cara, è stata una vera ispirazione. Ricordi la luna di miele che ti promisi? Adesso mantengo. Ma adesso tutto è diverso. Dobbiamo pensare al bambino. Per questo, appena nato il bambino, non potremo più muoverci. Del resto, voglio che il nostro bimbo nasca in America. Poi allora ci metteremo al lavoro per fondare un nuovo giornale. Ma un viaggio così costa un patrimonio. Quanto hai avuto? $20,000? No, veramente siamo lontani dai 20,000. La proprietà è stata venduta per 13,500. E vuoi fare un viaggio, comprare giornale e casa con 13,500? Meno, anzi, perché ci sono le parcelle degli avvocati, tasse, eccetera. Insomma, Carlo, quant'è che hai avuto? Se mi lasci finire. Tolte le spese e tutto, rimangono 10,000. 10,000? Mm-hmm. Ho ancora $2,000 in debiti e poi... In definitiva rimangono $8,000? Sì. Ma hai mai avuto in vita tua tanto denaro? No. E allora di che cosa ti lamenti? Non mi lamento.
Tu agisci come un bambino. Dovremmo pensare al futuro. E tu invece ti precipiti a fare i bagagli lasciando un ottimo posto. Un uomo non si comporta così. Oh, se è così. Pensavo al viaggio come ad una gioia per te. Se sapevo che la prendevi in questo modo. Bene, come non ne avessi mai parlato. Vado a preparare i bagagli. No, no, lascia andare. Questo è tutto. D'altronde starà benissimo. Tra un paio di mesi giocherà a tennis. Adesso buone notizie. Permetterò a suo marito di vederla oggi. Contenta? Le piacciono? Va meglio? Ho avuto proprio un bel da fare a tenere quel ragazzo fuori di qui in questi giorni. Come stai, Carlo? Ciao, Carlo. Oh. Belle. Ero davvero infelice per non poterti vedere. Ma ho potuto pensare seriamente, cara. Sono stato fuori in esplorazione per quel mio piccolo giornale, sai. Niente più stupide idee di viaggiare. Avevi proprio ragione tu. Credo di aver trovato, sai. Una piccola città, si chiama Roselia. La conosci? Mm-hmm. È davvero una cittadina simpatica. Il proprietario del giornale era un autentico salame, per quello è fallito. L'importante è di avere una casa nostra. Qualcosa da chiamare nostro. Se il giornale va bene potrò comprarti tutto. Tutto. Macchine, vestiti. Tutto. Vedi, è strano, Carlo. Ma queste cose non mi interessano più oramai. Non mi sembrano più importanti. L'unica cosa che io volevo, no, non potrò più averla.
Che pensi tu di questa, Silvia? Un miglioramento c'è. Senta, signor Carlo, mi piacerebbe avere un posto in una tipografia in gamba così. Ti piacerebbe? Benissimo, Silvio, lo hai. È in pianta stabile. Davvero? Ciao, oh, bel tipo, ciao ragazzo. E il mestiere di marito come va? Sono stato in pensiero, sai, pensavo che tu mi abbandonassi. E questo sarebbe il rinascente giornale della rapidamente crescente piccola città dell'Ovest. Certamente. E io che ho lasciato un buon posto. Che cos'è questo? La nuova impaginatura, ti va? Ma è un cifrario questo. Cosa? No, ha inceppato la linotipe, perché credi che ti abbia chiamato? Vitola! Oh, signora! Come sono contenta di vederti. Vieni subito su, aiutami ad aggiustare il bagno. Un minuto, prima c'è questa. Va bene, il giornale è sempre prima di ogni altra cosa. Via, andiamo. Ma che le hai fatto questa? È l'interruttore? Sì. Allora, dov'è questo bagno? Non sapevo avesse da fare. Non ho da fare. Stavo pensando come sistemare questa dispensa. No, volevo mostrarle la nuova inserzione della compagnia dei telefoni. Bene, questo aiuta, no? Sì, aiuta. Se teniamo duro, il prossimo mese pagheremo le scadenze. È tornato Carlo? No, è ancora fuori, in giro per gli abbonamenti. Mi ha detto che faceva tardi, perciò... Allora, accomodati, Pietola, siedi. Possiamo anche pranzare. Signora, ci vorrebbe un bambino in questa casa. Credevo tu sapessi, Vietola. Ma certo che lo so. Vede, io parlavo di adottarne uno. Vorrei Giulia avesse visto qualcuno di quei bimbi che sono cresciuti insieme a me. Ah, erano delle birbe così graziose, così simpatiche. Non credo che Carlo farebbe mai una cosa simile. Non c'è niente da fare. Perché no? Io lo conosco, sa. Sono certo che ci sta. Nessuno sa come può venire fuori un bambino. Così voi potete scegliere esattamente quello che più vi piace, senza preoccupazioni. Ho pensato molto a questo. Io ne vorrei uno. Ma Carlo rimane così male quando... Ecco, non ho avuto più il coraggio di... Signora,
Vuol sapere una cosa? Si è già deciso da sé. Ecco, proprio pochi giorni fa stavamo lavorando insieme. Io gli dicevo... Ne avete già parlato? Ah, certo. E eravamo d'accordo. E perché non mi ha detto niente? Beh, aveva paura di dirlo a lei. Temeva che lei avesse dei preconcetti, dato che... Preconcetti? Oh, se solo avesse saputo quanto... Ma guarda che devo sentire. Ho un marito il quale si consiglia per queste cose col proto. Redattore, prego. Va bene, redattore. Sarai tu la madre. No, pensavo che... Benissimo. Aspetta che ritorni a casa e poi... Ehi, cosa succede qui? Una battaglia? Ciao, Carlo. Oh, Carlo, vorrei che tu dessi un'occhiata a quell'inserzione. Carlo, aspetta un minuto. Dietola, eh? Perché non me l'hai detto? Detto cosa? Quello di cui tu e Bietola avete parlato. Signora, era una cosa confidenziale. Di che cosa abbiamo parlato? Cosa le hai detto? Lo sai, della... Lui me l'ha detto. Detto cosa? Ma lo sai, ciò di cui parlavamo, no? Ma di che cosa abbiamo parlato? Carlo, se tu volevi adottare un bambino, perché non ne hai parlato a me? Ha ragione, ne avresti dovuto parlare prima di tutto con lei, non con me. Non sarò mica io la madre. Aspetta un minuto, tu hai detto a Giulia che io volevo adottare un bambino? Ma ne ho fatto un accenno. Ho cercato di prospettare l'eventualità. Oh, glielo hai detto? Sì! Sono contenta che tu la pensi come me. Ma sì, lei lo desidera più di te, Carlo. Bene, se tutti siamo d'accordo. Oh, per conto mio, io. Allora è deciso. Oh, Carlo, sono così felice. E se non fosse stato per Bietola che se l'hai lasciato sfuggire, non credo che l'avrei saputo. Beh, è meglio che io vada ad aggiustare la pressa. Sì, tu accomodi tutto, vero? L'ho aggiustata abbastanza bene la vasca da bagno. Giulia, ascoltami un po'. Senti, quando arriveremo là, non ti lasciar prendere dall'entusiasmo. Non facciamo che ti precipiti dentro, afferri il primo bambino e te lo porti via. E cos'è che ti fa credere che io prenderò il primo bambino? Mi pare che oramai è un bel po' di tempo che faccio gli acquisti. E non mi puoi rimproverare per quello che scelgo. L'hai comprata tu questa cravatta? Oh, è bella. Tutti usano il fiocco adesso. Sì, sì. Ho qua la loro lettera. Bambino di 2 anni, occhi azzurri, capelli ricci, fossette nelle guance, carattere docile. Sì, preferiamo un bambino. Ma ci piacerebbe vedere anche le bambine. Oh, ti ricordi che avevamo deciso per un bambino? Ma non c'è niente di male a guardare. No, lascia stare. Ed ora cosa ci farà vedere? Oh, questa è solo l'amministrazione. Non abbiamo nessun bambino qua dentro. Tutti vogliono occhi azzurri. Capelli ricci, fossette, docile, tutti un bambino di 2 anni. Mi dite perché? Bene, signorina, nel nostro caso, e quella sarebbe l'età del nostro bambino se... Oh, capisco. Ad ogni modo, quando hanno 2 anni sono già un po' addomesticati. Non sempre. Per il momento non è assolutamente disponibile nessun maschio. Ci sono molte richieste. Almeno 3 domande per ogni bambino. Se ne avrete uno fra 1 anno sarete fortunati. Un anno? Dovremmo aspettare 1 anno? E poi bisogna anche che noi abbiamo il tempo di compiere le nostre indagini. Le indagini? Sì, vede, noi siamo tanto rigorosi nei loro riguardi come futuri genitori, quanto loro nei riguardi del bambino. Ah, naturalmente. E qual è la sua posizione? Io faccio l'editore, sono il proprietario del Corriere di Roselia. Editore? Certo. Chiedo scusa, c'è la signora Green al telefono. Che cosa devo dirle? Oh, le dica che siamo spiacenti, ma che dal rapporto del nostro informatore non c'è risultato che il signor Green abbia un reddito effettivamente fisso. Fra qualche tempo, forse, se lui si troverà in migliore situazione finanziaria, prenderemo in considerazione la loro richiesta. Vedono, noi non miriamo a sistemare i nostri bambini in casa di ricconi, ma è assolutamente necessario che noi abbiamo la certezza che i genitori adottivi abbiano una posizione sicura e agiata. Oh, certo. Vedo dalla loro lettera che vivono in campagna. Bene,
Presumo che questo significhi che loro hanno una casa con giardino. No, ecco. No, non abbiamo giardino. Viviamo in un appartamento. Ma c'è un bel parco poco lontano. Però abbiamo una bella terrazza e c'è la ringhiera alta. Ed io potrei farci uno scivolo con la sabbia in fondo. E forse la terrazza va anche meglio per un bambino, così non può andare fuori per la strada, no? Ma deve essere proprio un giardino? No. Ma allora, hanno una stanza separata per il bambino, questo è molto importante. Sì? Ma sì, sì, abbiamo una stanza deliziosa. È praticamente a posto ora. Va bene, va bene. E adesso veniamo al reddito. Approssimativamente, quanto guadagna la settimana? Beh, non potrei dirglielo così. Credo $100 alla settimana. Naturalmente dovrei vedere i libri. Ah, ma va benissimo. Possono portare a casa questo modulo. Riempirle e poi inviarla a noi per avere tutti i ragguagli. A tempo opportuno manderò un nostro incaricato per il controllo. Bene. Loro ci avvertiranno prima che venga, non è vero? No. Arriviamo all'improvviso, è il nostro sistema. Vedono, noi vogliamo vedere la loro casa come realmente è. E non preparata bella posta. Capisco. Arrivederci. Arrivederci, Miss Oliver. Arrivederci. Oh, non importa se non hai i capelli ricci. Non importa. Carlo. Ma guarda che pignoli, se sapevo. Ma le hai dette troppo grosse. Quando? Non guadagniamo $100 la settimana. Lo vuoi il bambino o no? Non possono controllarlo. Andiamo. Ehi, fa presto, sbrigati con le pulizie. Guarda, è scampato dal terremoto. Giappone? Sì. Bene, mi fa piacere. Perdoni, signora, non l'avevo sentita entrare. Sta qui la signora Adams? Sì, è di sopra, sta. Adesso la chiamo. No, non si disturbi, sono Miss Oliver dell'orfanotrofio, la troverò da me. Sì, ma non credo sia in casa, deve essere uscita. Credo sia in chiesa. In chiesa? A quest'ora? Già, si vede che lei e il signor Adams ci vanno molto spesso in chiesa. Vanno là e siedono. Brava gente, gli Adams. Sono sicura che la signora non se l'avrà male se do un'occhiata intorno. No, no, no. No, no, faccia, faccia pure. Buongiorno, Miss Oliver. Buongiorno, signora Adams. Oh, mi spiace. Niente. Non vuol sedersi? Oh, ecco, qui. No, grazie. È venuta a vedere l'appartamento? Ecco, sì. Bene. Eccolo qua. Non è molto in ordine. Lo sto pulendo. Lo vedo. E quella là è la stanza da pranzo. Se vuol passare da questa parte. Questa è la cucina. È da un pezzo che mio marito vuole accomodare questa porta, ma è così occupato. Ehm,
Per di qua si ritorna in stanza da pranzo. Le preparo una tazza di tè? No, grazie. Mi parla di una stanza per il bambino, una stanza carina. Sì? Sì, da questa parte. Davvero le piace? Qualsiasi bimbo sarebbe fortunato con una stanza così. Oh, le faccio vedere anche la nostra terrazza. La stiamo sistemando. Buongiorno, Miss Oliver. Buongiorno. Non l'aspettavamo. Ho finito ora di farlo. Lo provavo per vedere se era abbastanza resistente per il bambino. Credo di avere una sorpresa per loro. Ieri è giunto un bambino. No. Miss Oliver, lei dice... Venga, oh. Si sieda. Grazie. Sedete. E questo è il motivo per cui sono venuta da loro prima di quel che non immaginassi. È una femminuccia. Come femmina? Di 6 settimane e 3 giorni. Settimane? Ma non avevamo parlato di un bambino più grande? Non si può farla apposta, signora. Dopotutto, non vi sembra che stiate dando troppa importanza all'età, signora Adams? A suo tempo avrà anche lei 2 anni. Non sapremo che farcene di una bimba così piccola. Nessuno lo sa finché non ne hanno. Questa è una piccola davvero straordinaria. Veramente c'è un'altra coppia che avrebbe precedenza nella scelta, ma questo rimanga fra noi. In ogni modo sento che è proprio la bambina che fa per loro. Ecco perché volevo che la vedessero per primi e sono venuta subito qui. L'ha portata con lei? E come avrei potuto? Lei ed il signor Adams dovrebbero venire in città per vederla. E com'è, per favore? Ecco, veramente non saprei dire di preciso. Bene, non assomiglia a nessun altro bambino. Nessun altro bambino. Ma è una bambina. Senti, Carlo, non ci si rimette nulla a vederla. Se non ti piace, aspetteremo ancora. Ma a che serve? Era deciso. Te ne prego. Andiamo a vederla. Vediamola pure. Siamo intesi, allora. Mi telefonino e io fisserò loro un appuntamento. Ed ora devo andare. Oh, se dovessero cambiare parere, mi avvertano, per favore. Oh, sì, sì. Oh, Miss Oliver, sia così buona da non farla vedere ad altri prima di noi. Non si preoccupi. Non assomiglia a nessun altro. Perciò volevo che la vedessero per primi. A nessun altro bambino. E quello là? Questo è il nido d'infanzia. Tutti questi bambini hanno i loro genitori. Tutti, tranne questa bella signorina. Ma che forza! Per una bambina, dico.
Le piacerebbe tenerla. Tanto. Bene, ora l'hai vista, torniamo a casa. Va bene, tu va. Quando la portiamo via? Subito se lo vogliono, e loro per un anno di prova. Subito? Vuol dire che possiamo portarcela via così, adesso? Non è questa la prima volta che accade. Se noi siamo sicuri che il bimbo e i genitori sono adatti l'uno per l'altro. Ma non abbiamo biancheria, non sappiamo come nutrirla. È così piccola. L'assistente li metterà al corrente, darà loro tutte le prescrizioni necessarie e poi andranno in città a comprare ciò che occorre. Grazie, Miss Oliver, è stata così gentile. Oh, non ringrazi non me, è stata una combinazione. Forse prima che loro si decidano definitivamente a prendere la bambina, verranno a conoscenza della sua storia. È molto semplice, molto. Sì, va bene, ma è meglio che prima proviamo un po'. Arrivederla. Arrivederci. Arrivederci, Miss Oliver. Vai avanti. Chiudo la porta. Se si sveglia di nuovo, lo sai che succede. Un momento, aspetta che accendo la luce. Non voglio che tu lo faccia cadere. Voglio dire la faccia cadere. Va a prendere quella grande in camera nostra. Sì.
danno. Dammela qua. Sì. Sta bene? Sì. Su, andiamo a letto. Ah, non so. Ah, non credo che mi coricherò. Tra mezz'ora puppa di nuovo. È scritto qua? Sveglia, andiamo. Andiamo. Rimbocca le coperte. Oh, fermala! Fermala! Falla tacere! Lascia, lascia! Lascia, per favore, su. Oh. Oddio. Che cosa? Tu credi che stia bene? Oh. Respira. È di certo una brava bambina, no? Siamo stati fortunati. Andiamo a letto. Fai qualcosa, svelta. Ma che cosa? Ma fai qualcosa, non vedi che la bambina soffre? Io non so che cosa fare. Dico, non te ne stare all'impalata, fai qualcosa. Prendila. Su, fai tu qualche cosa. No, no, adesso chiamo Miss Oliver. Voleva il suo papà. Sposta la sedia. Dormi, tesoro.
Glugli, glugli, glugli. Non c'è più! La pupa è sparita! Si sentiva sola e l'ho portata da noi. Non ti ci provare però un'altra volta. Hai il tuo sorriso, Carlo? Ah, certo, è bella. Preferisci ancora un bimbo? Eh? Un bimbo? Che cos'è un bimbo? Fa che non ti senta, tu lo volevi, non io. Trina, sei la piccola di papà, Trina? Eh? Oh, Carlo, stai attento. Buongiorno. Oppla! Buongiorno, signorina. Come va, signor Adams? Entri. Grazie per averci annunziata la sua visita questa volta. Come va, signorina? Come va lei, signor Adams? Trina, questa è la tua madrina, la signorina Miss Oliver. Saluta, tesoro. Su. Oh, non è molto timida, vero? Vedo però che se la dice molto col papà. Essa è tutto per noi. Ti sei raccontata, eh? È proprio tutto per noi. Quando potremo averla per sempre? Andranno dal giudice il giorno 27. Il 27? Lei vorrà vedere le carte, suppongo. Sì, prego. Io le ho preparate per lei. Una ce la mandino anche a noi. L'altra la trasmetteremo subito al tribunale con tutti gli altri documenti. Sono le stesse domande alle quali ha già risposto l'anno scorso. Non resta che aggiornarle. Vediamo. Religione? La stessa? Età? Un anno in più. Questo c'è. Professione? Ancora editore, vero? Sì. Reddito? Reddito? Ecco, vede, signorina. Poco. Sì, è così, ma ciò capita quando si fa un giornale, specialmente se lo si fa in proprio. Occorre talvolta sospendere le pubblicazioni. È un tiro mancino della cartiera che mi fornisce all'ingrosso. Ma le assicuro che per il 27 saremo a posto. Mancano pochi giorni. Me lo auguro per lei, signor Adams. Ma io e lei dobbiamo provare al giudice che il suo reddito è sufficiente al mantenimento della piccola Trina.
Lei sa che daremo a Trina tutto ciò di cui abbia bisogno, signorina. Non ci importano i sacrifici. Sono convinta di ciò. Beh, ora vado. Non ho altro da fare. Posso accompagnarla al treno? No, grazie, vado volentieri a piedi. C'è un'aria così buona. Addio. Ipocrita. Non ci toglierà Trina. Sì, lo potrà. Oh, sì, che lo potrà. Le accordo un brevissimo rinvio per preparare la sua difesa. Procedimento di adozione. Di chi? Nel caso Adams. Ah, sì, sì. Ebbene, se uno o tutti e due di voi si comporterà come si è comportato oggi, io vi considererò contumaci, tutte e due, eh? Ah. Questo è il bambino in causa, eh? Fate vedere. Ah, sì. Sì, vedo. Qui dai documenti riguardanti l'adozione risulta che lei non ha alcun reddito. Esatto? Sì, vostro onore. Perché ha fatto questo Miss Oliver? Sa che in casi simili non c'è niente da fare. Vostro onore, credo si tratti di un caso del tutto particolare. Ho sperato fino all'ultimo momento che il signor Adams potesse riprendere le pubblicazioni e la vendita del suo giornale o trovasse un'occupazione. Ma sfortunatamente nessuno dei due eventi si è verificato, però pensavo... Ah, in queste condizioni non posso concedere l'adozione. Il bambino dovrà ritornare all'orfanotrofio. Ah, scusi, lei vuol prendersi una sedia e accomodarsi? Le preparo le carte che deve firmare. Ah, è solo una formalità.
vostro onore permette. Per noi non è una formalità vedersi portare via così un bambino. Trina è nostra, lo creda, giudice. Io non posso che applicare la legge. Sì, ma vede, noi l'abbiamo da quando aveva 6 settimane. E non mi sembra giusto che si debba ora metterla in mano di estranei. Signor Adams, non è qui che lei può discutere. Scusi, mi pare che aveva tutto il tempo per dimostrare i suoi proventi. L'ho dimostrato, guardi l'incartamento. Senza un reddito non ho alternative. Non ha considerato questo punto, Miss Oliver? Sì, vostro onore, sì, ma io pensavo che... Ah, mi spiace. Questa è la legge. Scusi, vostro onore. Una bambina non è come un'auto, una ghiacciaia, un mobile o qualsiasi cosa che lei può comprare a rate e poi se non può pagare gliela vengono a riprendere. Stai buona e fai la brava. Chiunque può rinunciare a cose simili. Ma io le chiedo, giudice, come rinunciare ad un bambino. E lei è la nostra bambina, come fosse nata da noi. Su, su, che il babbo non se ne va, amore. Senta, giudice, è un anno che l'abbiamo adesso. E siamo andati su e giù per la stanza se aveva le coliche. Abbiamo vegliato la notte se le spuntava un dentino. Abbiamo fatto tutto. Tutto quello che i veri genitori fanno per i loro figli. Domandi a Miss Oliver quante ispezioni abbiamo ricevute. Certificato di vaccinazione, controllo del suo peso, dei suoi balocchi, del suo spazzolino da denti. Vengono regolarmente per vedere se noi facciamo mancare qualcosa alla bambina. Quanti veri genitori tirano su un figlio così, mi domando. E lei, stando seduto lì, dichiara che il teller ce l'ha, è pura formalità. La prego, signor Adams. Mi scusi, giudice. Ma vede, non siamo stati fortunati come tutti gli altri. Ne avremmo avuto uno nostro ora. E Dio solo sa quanto mia moglie lo avesse desiderato. A me non importava tanto. Penso che molti uomini siano così. Per me i bambini non erano poi tutto. Credo solo che mi piacessero. Ma vede, vostro onore, volevo dirle che la prima volta che io la vidi mi sembrò tanto piccola e debole che non pensavo che i bimbi fossero così piccoli. E poi, quando afferrò il mio dito e non voleva staccarsene, fu come se si aggrappasse al mio cuore, giudice, per non lasciarlo mai più. Non l'avrei mai creduto. Ero stato, come dire, sempre libero e irresponsabile. Non potevo lavorare per gli altri. Volevo essere il padrone di me stesso, ecco. E adesso sono qui di fronte al giudice a chiedere che mi conceda un po' di tempo per provare che io sono in grado di mantenere un affarino che pesa 7 kg. Non è solo per noi che le chiedo di ridarcela, giudice, ma anche per il suo bene. Lei non conosce altri che noi, non saprà in che mani andrà. Vede, ci sono tante piccole cose che nessuno potrebbe comprendere come Giulia ed io le comprendiamo. Noi l'amiamo, giudice. La prego, non ce la tolga. Non voglio più essere qualcuno. Farò ogni cosa, lavorerò per tutti. Cercherò, farò debiti. Mi creda, giudice. Venderò tutto quello che sarà necessario. Ma Trina non avrà mai fame, non le mancheranno i vestiti finché avrò queste due braccia per lavorare.
è nostra. Oh, nostra. Per ora e per sempre. Oh, Trina. Nessuno più ce la toglierà. Dovresti sbrigarti, papà. La mamma tornerà da un minuto all'altro. Tu stai attento ad avvertirmi quando viene. A che punto siamo, Bietola? Non è una bellezza. Oh, non c'è. Arriva! E adesso? Su, prendiamo i regali. Eccola, li prendiamo dopo. Ma dove siete? Svelti. Trina? Trina? Ma dove si sono ficcati gli altri? Sorpresa! Sorpresa, auguri! Tanti auguri! Auguri, eh? Oh, grazie. Siedi, Trina ti presenterà gli omaggi. Mi ero scordata che fosse il mio compleanno oggi. Da parte del babbo. Da parte del babbo? Da. Oh, Carlo, ne avevo sempre desiderato uno. Sono contento. E ti piace? Questo dalla parte dello zio Bietola. Lo zio Bietola? Oh, io credo proprio di indovinare che cos'è. Un fazzoletto. Oh, com'è bello, Bietola. Io ho pensato che una persona non ha mai troppi fazzoletti. Grazie. Questo da parte mia. Da parte tua? Ah? Non riesco ad immaginare cosa sia. Ma cosa sarà? Ti ho comprato un disco perché li ami e perché tu e papino vi volete tanto bene. Ah, Trino, che pensierino gentile. Grazie. Andiamo a suonarlo, vediamo che cos'è. Il pranzo è pronto, l'arrosto reclama, Oh, questa è magnifica. Pranzo a casa mia senza averlo preparato. Bene. Povero pollo, gli abbiamo proprio cambiato i connotati. Proprio così. Com'è andata a scuola oggi? Mi ero dimenticata, mi hanno scelta, sarò nella recita di Natale. Brava. E che parte farai? Io canterò le laudi. Oh. Ma Trina è magnifico. Sarà divertente farti un bel costume. Non mi serve il costume, tanto non mi si vede. Non ti si vede? Avrò solo un vestito bianco e scarpe di gomma. Sono la Eco. Io starò in alto, sopra la scena. Si sentirà solo la voce. Miss Hopin dice che sembrerà lontana, lontana, come di un angelo in cielo. Perché con le scarpe di gomma? Per non fare nessun rumore. Devo avanzare in cielo dietro una nuvola e portare con me una grande stella. Poi quando arrivo sulla mangiatoia mi fermo, allora gli angeli cantano. Quando viene il mio turno io faccio l'eco. Poi me ne vado via in silenzio. E quando sarò più grande potrò diventare un angelo, mettermi un vestito da angelo e così vedranno anche me. Certo, allora tutti ti vedranno, tesoro.
Ci manca molto al prossimo anno, papino. Ah, verrà in men che non si dica. Oh, dimenticavo. Oddio, cos'è accaduto alla luce? Manca soltanto qui. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Sbrigati, mamma. Vado al parcheggio. Sdritto, sarò in prima fila. E vieni, cara. Tutto. Certo, Miss Hopkins non mi farà far l'angelo fra un anno. Ma sì, lo farai. Sì, certo. Sicuro, ho parlato con lei. Mi ha detto che sei stata brava. Certo, sei stata la migliore di tutte quante messe insieme. Vedi? Davvero. Davvero. Non so come si potrebbe vivere senza Natale. Oh. Come noi non potremmo vivere senza di te.
Per favore, chiudi quella porta che batte. Vorrei che tu non uscissi. Devo uscire invece, ho bisogno d'aria. Ma c'è qualcuno giù? Mi sembra che bussino. Posso telefonare, per favore? La nostra macchina si è fermata, vorrei chiamare un taxi. Sì, è qua sulla scrivania, se vuol venire da questa parte. Grazie. Ho visto la luce accesa e abbiamo tanta fretta. I taxi sono sempre occupati in una serata come questa. Speriamo di trovarne uno. Tommy è nella recita di Natale. Non vorrei far tardi, mamma. Abbiamo la nostra macchina. Posso accompagnarvi io? Oh, com'è gentile, signora. Se non le fosse di troppo disturbo. No, ho nessun disturbo. Andiamo, caro. Non riuscirai a metterla in moto, la batteria è scarica. Ti aiuto io. Non saremo in ritardo, mamma. Non so come ringraziarla. Sapesse che significano queste cose per un bambino. Andiamo via. Cosa c'è? Porta la macchina a casa. Carlo. Io non vengo. Non voglio vedere niente e nessuno che mi ricordi. Va bene. Addio. Love's refrain together.
ecco i biglietti. Quelle stupide canzoni fanno rivivere i ricordi. Si riportano indietro. Ha deciso quali dischi portare con sé e quali lasciare a lui? È buffo, Bieta. Credo che non potrò dividerli. Appartengono a tutti e due. Li lascerò tutti. Stavo ascoltando giù da basso e non so perché mi sono ricordato della prima volta che la vidi. Carlo l'aveva fatta entrare al giornale e io stavo pestando quella vecchia macchina. Chi poteva immaginare allora che ci saremmo conosciuti così bene? Vuoi andare a prendere la mia roba nella camera da letto? Ti servo rancore se mi lasci. Ma perché non confessarlo se è vero? Non ho fatto niente di quello che mi ero proposto di fare per te. Sono ancora al primo scalino, alla partenza. E tutto quello che ti aspettavi? A completare l'opera non manca che costringerti a lasciarmi. E non trovo ragione al mondo perché tu rimanga. Sono un fallito, Giulia. Non solamente tu, Carlo. Anch'io, sai. Abbiamo fallito nel tentativo di stare ancora insieme. Quando la sorte ci ha colpiti entrambi duramente, non ci ha trovati uniti. Avevo tanto bisogno di te in questi ultimi giorni, ma ti sentivo così lontano. E mi sono trovata sola, con tanta tristezza. Capisco. Vorrei tanto poter fare qualcosa per aiutarvi. Abbiamo sbagliato, ecco. Non lo dire, Giulia. Era tutto così bello prima. Io non... Non so. Non sono stato capace di pensare in questi giorni. Non era mai stata malata. E così ad un tratto la fine. Se avessimo saputo qualche giorno prima che poteva accadere questo. Il giorno prima che si ammalasse mi chiese dei soldi per i dolci, non volli darglieli. Mi chiese allora di condurla al cinema e io le dissi no, non mi seccavo da fare. Dio mio, anche a me è successo. Le stavo provando il suo bel costume d'angelo. Ed era così eccitata che non riusciva a star ferma. La sgridai. Le dissi, non ti proverò mai più un vestito. E così è stato. Pronto? Pronto? Miss Oliver? È una cosa veramente strana, signor Adams. Abbiamo un bambino che ha proprio 2 anni.
Ma il fatto più strano, che è la esatta immagine del ragazzo che avevano chiesto la prima volta. Si ricorda? Ho la loro lettera qui davanti a me. Capelli ricci, occhi azzurri, fossette nelle guance. Questo rimanga fra noi. Effettivamente c'è un'altra coppia che avrebbe diritto di vederlo per prima. Ma è un bambino così straordinario che io ho pensato che forse lei e il signor Adams vorrebbero dargli un'occhiata. Sì. Oh, Miss Oliver, non lo faccia vedere agli altri prima che lo abbiamo visto noi. Siamo intesi, cara. Arrivederci. Se ha solo 2 anni, è meglio che rimetta il cancelletto, no? Sì. Non vorrei che il piccolo dovesse cadere giù e farsi male. Oh, penso che sarebbe meglio tirar fuori la culla. Ma se ha 2 anni, può dormire in questo letto, non ti pare? Ma certo, certo. Non dovremmo mettere le sedie intorno?